Fino a poco tempo fa, per poter avere l'ultimissimo aggiornamento Android, era necessario essere possessori o dei Nexus o dei più recenti Pixel. Ma ad oggi non è più così, perché grazie a General Mobile, brand americano da poco arrivato sul mercato europeo e di conseguenza su quello italiano, non sarà più necessario essere possessori o di un Nexus o di un Pixel, perché infatti loro montano in questo caso sul GM6 la versione più pura di Android. Questa, ragazzi, è la recensione di General Mobile GM6 e io vi aspetto subito dopo la sigla. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale YouTube. Come anticipato, questa è la recensione del General Mobile GM6, primo telefono che monta Android One pensato per il mercato italiano, ed è un telefono che dal punto di vista estetico non mi è affatto dispiaciuto. Ho apprezzato tantissimo il profilo in alluminio che dà al questo telefono un senso di robustezza e anche di eleganza. È un 5 pollici, quindi comunque dal punto di vista dell'ergonomia si tiene anche molto bene con una mano sola, quindi anche insomma, se non avete mani particolarmente grandi potete gestirlo. Ho apprezzato tantissimo anche la back cover zighinata con questa trama ruvida che ne aumenta il grip. Infatti io in questi 10 giorni non ho dovuto utilizzare cover che mi evitasse appunto che il telefono mi scivolasse dalle mani. Back cover removibile, insomma, non ne vedevo così veramente da tanto tempo, proprio una nota estetica. Si poteva forse fare qualcosa di più per quanto riguarda proprio il logo General Mobile, messo qua così insomma sul retro non è proprio il massimo, insomma dà un po' di antico, ma è una nota, ripeto, personale. Dal punto di vista appunto del costruttivo, il telefono mi piace, comodo, leggero, sicuramente consigliato per tutti quelli che non amano i telefoni ingombranti. Sulla parte frontale troviamo anche il sensore di impronte digitali, un sensore di impronte digitali che mi ha convinto in parte. Veloce, non velocissimo, a volte dovrete andare a premere più di una volta per poter andare a sbloccare il GM6, però apprezzo il fatto che sia posto davanti e non dietro, che è una posizione che io veramente non sopporto, veramente scomodissima. Però ripeto, si poteva fare qualcosina di più, però per la fascia di prezzo in cui viene venuto questo telefono, che vi dirò poi alla fine, è sicuramente un buon sensore d'impronte. Il display che troviamo su questo GM6 è un'unità IPS 5 pollici con risoluzione HD, e devo dire che per la fascia di prezzo in cui viene venuto questo GM6 è un pannello che mi ha convinto tantissimo. Molto luminoso, serve appunto per essere visto anche sotto luce diretta del sole, anche se un occhio molto attento si accorgerà della griglia dei pixel che si intravede sotto il display. Ma durante le nostre prove si è comportato abbastanza bene, buoni i neri, anche se non è un AMOLED, è semplicemente un IPS HD. Anche i bianchi non sono male, anche le nostre foto di test vengono prodotte molto bene. Io sono riuscito anche in questi giorni a guardarmi in maniera, diciamo, soddisfacente qualche video, qualche serie di Netflix. Insomma, è un pannello, ripeto, che per la fascia di prezzo in cui mi è venuto questo GM6 mi ha assolutamente convinto. L'hardware montato sotto questo GM6 onestamente non è dei più brillanti. Infatti abbiamo un processore MediaTek quad core 1.5 GHz, una GPU Mali 720 MP2, 23 GB di memoria RAM e 32 GB di memoria interna. Devo dire che ho apprezzato tantissimo il fatto che si possa espandere la memoria senza dover rinunciare alla seconda SIM. Infatti questo telefono è un dual SIM. Dovrebbe arrivare in Italia anche una versione leggermente depotenziata con soltanto 2 GB di memoria RAM e 16 GB di memoria interna, ma tutto sommato è un hardware equilibrato che
unito poi, vi dirò, al software, all'Android puro, fa girare questo GM6 senza nessun tipo di problema. Lo utilizzo quotidiano, non mi si è mai impuntato, certo, un quid in più di potenza magari sul processore non sarebbe stato male, insomma sarebbe stato gradito, ma ripeto, è un hardware non potentissimo ma abbastanza equilibrato. Probabilmente il motivo principale di cui si parla tanto di questo General Mobile GM6 è perché è un telefono Android One basato su Android Nougat 7.0. sì, lo so ragazzi, è uscita la 7.1.1, ma questo è un telefono che dal punto di vista degli aggiornamenti è gestito direttamente da General Mobile e Google, quindi da un punto di vista dell'esperienza software e degli aggiornamenti abbiamo esattamente quella che possiamo avere sui Nexus o sui Pixel. Io infatti in 10 giorni che lo sto utilizzando mi sono arrivati già 2 aggiornamenti, quindi aggiornamenti velocissimi. Sarà uno dei primi telefoni che sarà aggiornato ad Android o, quindi ne utilizzo quotidiano, come va? Ma va molto bene. Io preferisco i telefoni con Android stock perché sono molto più veloci, hanno bisogno anche di un hardware magari meno potente, esattamente come abbiamo su questo GM6. Quindi l'utilizzo quotidiano non ho mai avuto problemi, mai un impuntamento, le applicazioni si aprono e si chiudono velocemente, il multitasking direi che è fatto molto bene, veloce, non abbiamo particolari skill perché appunto abbiamo un'esperienza stock, ma nel complesso è assolutamente un software promosso e non potrebbe essere altrimenti. È un telefono che strizza l'occhio a tutti gli appassionati Android che vogliono l'ultimissima release disponibile e vogliono un'esperienza stock, quindi assolutamente consigliato. Due parole velocissime ragazzi per quanto riguarda la batteria: unità da 3000 mAh removibile. Non vedevo una batteria removibile su un telefono veramente da tantissimo tempo ed è una cosa che apprezzo. Con un utilizzo medio intenso riusciamo a arrivare a sera senza nessun tipo di problema, se invece abbiamo una giornata particolarmente stressante quasi sicuramente sarà necessaria una ricarica intermedia, ma nel complesso in 10 giorni di utilizzo è una batteria che mi ha convinto. Altra cosa che mi ha convinto di questo General Mobile GM6 è la fotocamera da 13 megapixel con doppio flash LED che può girare video fino in Full HD a 30 fps, una fotocamera che, ripeto, che in condizioni di luce abbondante fa dei buoni scatti, i video sono abbastanza definiti, direi anche ben stabilizzati. Il doppio flash LED in condizioni di scarsa luminosità ci dà una mano, diciamo, fino a un certo punto, ma diciamo fotocamere di questo tipo, diciamo di questa qualità, danno il meglio di sé chiaramente con tanta luce. Appena la luce cala abbiamo chiaramente degli scatti che sono decisamente meno belli, tanto rumore video, anche dell'aberrazione cromatica quando andiamo a utilizzare il doppio flash LED, ma nel complesso è una fotocamera che va bene, scatta le foto direi abbastanza velocemente, abbiamo dei tempi più dilatati sullo scatto quando andiamo a utilizzare l'HDR, però ripeto, nel complesso, per la fascia di prezzo in cui viene venduto questo GM6, ci sta assolutamente. Due parole rapide ragazzi anche per quanto riguarda il comparto multimediale, non starò più a scendere in tecnicismi. La musica viene riprodotta senza infamie e senza lode, con le cuffie in ear in dotazione la qualità migliora, ma fino a un certo punto molto bene la riproduzione dei video in Full HD, meno bene, anzi direi malissimo, la riproduzione per quanto riguarda i video in 4K perché scattano. Infatti il mio video demo in 4K scatta, quindi insomma è un telefono che gestisce bene video fino ai 1080p. E una nota che mi sono sentito di dirvi, perché appunto molto spesso i telefoni insomma anche economici riescono a gestire molto bene i video in 4K, non è il caso di questo GM6. E dunque ragazzi, eccoci alle conclusioni. Durante tutta la recensione mi avete sentito alludere spesso al prezzo, alla qualità prezzo, alla fascia di prezzo, e quindi quanto costa questo General Mobile GM6? Questa, la versione da 32 GB di memoria interna e 3 GB di memoria RAM, costa 179 euro. È un telefono che chiaramente va preso con dei compromessi, non possiamo, rimanendo in ambito Android, avere la stessa qualità che abbiamo sui Nexus o sui Pixel. È un telefono appunto che va preso con dei compromessi, abbiamo la fotocamera che fa foto belli semplicemente quando abbiamo tanta luce,
il comparto multimediale, video, finalmente soltanto vengono i prodotti video solamente fino a 1080p. Ma quindi, perché è consigliato questo GM6? È consigliato, secondo me, per due categorie di utenti abbastanza diverse: gli smanettoni di Android che vogliono sempre l'ultima release disponibile, ma anche per i senior che magari preferiscono un telefono semplice e un telefono immediato, un telefono che non ha chicche software particolari, quindi lo si accende e lo si utilizza subito. Molti senior apprezzano il fatto che si possa cambiare la batteria, quindi è un telefono che va bene per entrambe le categorie perché ha delle skill che possono interessare sia uno che l'altro. Io personalmente l'ho apprezzato, è un telefono che mi sento di consigliare sempre, rimando sempre nella sua fascia di prezzo, in attesa di poter provare anche l'altro telefono che la General Mobile ha pubblicizzato in Italia, ovvero il GM5 Plus. Mi sento assolutamente di consigliarvelo. Ok ragazzi, quindi noi siamo giunti al termine. Io, come al solito, vi chiedo di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò da qua in avanti. Un bel mi piace a questo video se il video vi è piaciuto, commentate, condividete e noi ci rivedremo qui sul mio canale per un altro video. Un saluto da Shido, al prossimo video!